Si allargano le maglie dell'operazione Vulcano, con la quale lo scorso 12 luglio la Guardia di Finanza di Reggio aveva scoperto una delle rotte del traffico di cocaina a favore delle famiglie della Piana di Gioia Tauro. I Piromalli Molè, i Pesce, i Crea e gli Alvaro sfruttavano un sistema che, a quanto pare, arrivava a coinvolgere anche i comandanti delle navi portacontainer. 20.000 metri quadrati e una capacità di 3 milioni e mezzo di passeggeri. La nuova aerostazione dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme ha avuto finalmente il parere favorevole della Comunità Europea, che ha dato il consenso all'utilizzo dei fondi PAC. L'edificio verrà costruito utilizzando le tecnologie più evolute di cogenerazione e fonti di energia rinnovabili, quali il fotovoltaico e la geotermia. Altri 694 migranti sono sbarcati ieri al porto di Reggio Calabria. La nave Cigala Fulgosi della Marina Militare li aveva soccorsi l'altro ieri nel canale di Sicilia, mentre si trovavano a bordo di 5 diversi barconi in difficoltà. Secondo l'ultimo rapporto Ecomafie 2016 redatto da Legambiente, la Calabria è la seconda regione per numero di reati ambientali dopo la Campania. Gli illeciti più gravi, inutile dirlo, si consumano nel ciclo dei rifiuti. Nel 2015 nella nostra regione sono state accertate 487 infrazioni con 505 denunce, 177 sequestri e nessun arresto. Saranno i Goblin di Claudio Simonetti, storica formazione italiana di rock progressive legata indissolubilmente al cinema di Dario Argento, la punta di diamante della sessione estiva del Rock On di Martirano Lombardo, che si terrà il 6 agosto. Unica data in Calabria per il gruppo che ha firmato le colonne sonore del maestro dell'horror.